Salve a tutti, con questo piccolo video che faccio per il webinar di ST Quadro vorrei spiegare questa tecnologia low cost, cioè una lavagna interattiva che funziona con una Wii sulle ruote. In realtà non è una lavagna, ma è una informatica portabile. Cioè, i suoi computer, entra in classe, si tolgono i computer e si fa attività. Però adesso con questo video mi preme mostrare come funziona l'interazione che si può attivare su questa lavagna. L'interazione viene gestita dalla Wii con una penna, una Eerie Pen, si trova su internet, costano 10 euro, sono emettitore di raggi infrarossi e un Bluetooth. Praticamente c'è un programma che permette la collimazione di gestire a muro, alla lavagna, qualsiasi cosa, il computer, oltre che ovviamente con il mouse. Questo è Sode Linux. Sode Linux ha un programma che si chiama Python Whiteboard. Io lo attivo, schiaccio i due bottoni sulla Wii, finché la Wii e il Bluetooth del computer si collimano. A quel punto esce la schermata di collimazione. Eccola qui. Io adesso dialogo con il computer e gli dico quali sono i quattro punti di controllo. E una volta che il computer, grazie al rapporto Wii Bluetooth, dialoga, io a questo punto ho una lavagna interattiva. Ovviamente, come tutte le lavagne, posso usarla su qualsiasi programma. Questa è, per capirsi, la qualità del controllo dell'interazione. Ecco, mi preme mostrare la precisione e la facilità d'uso di questa lavagna. Ovviamente dipende dalle penne, dalla carica delle penne, perché l'emissione, i raggi infrarossi di questo puntale dà la qualità del rapporto e della interazione. Quindi, ecco, questa è un po' più scarica e meno prestante, questa è più carica, giusto per capire che a volte non va, ed è semplicemente perché la pila è da cambiare. Quindi, una penna da 10 euro che si compra su internet, una Wii, un controllo della Wii e un Bluetooth permette a questa lavagna interattiva di essere mobile e contemporaneamente a disposizione, durante la mattina a disposizione di più classi. Spero di essere stato chiaro e buona visione. Grazie.